è l'ennesimo atto di una tragedia che dura da tantissimi anni, da più di 73 anni. La vittima è un popolo inerme, un popolo con grande spessore di civiltà, di umanità, che è il popolo palestinese. Chi è quello che ha compiuto questa tragedia, questo popolo? Sono delle organizzazioni che hanno strumentalizzato la religione ebraica intorno alla quale hanno creato un ideale, quello di voler creare una nazione solo per gli ebrei. Non c'è un popolo eletto, tutti siamo eletti dal momento che esistiamo, dal momento che il Signore ci ha creato. Ogni essere umano è stato eletto. La differenza, ciò che differenzia un uomo da un altro, deve essere la qualità del proprio comportamento. Chi ha un comportamento migliore, più umano dell'altro, è sicuramente migliore dell'altro. La terra è di chi è nato lì, la terra di chi è cresciuto lì, che è il popolo palestinese, perché non sappiamo come è evoluta la storia. Gli arabi sono stati in Palestina da 6.000 anni, abbiamo sempre convissuto ebrei, musulmani, cristiani nei paesi arabi e nei paesi musulmani. Oggi abbiamo ebrei che rifiutano in Palestina, che rifiutano il passaporto israeliano dicendo noi siamo palestinesi. Vogliamo vivere con i nostri fratelli cristiani e musulmani su questa terra come abbiamo vissuto sempre. Non vogliamo lo Stato di Israele, non vogliamo il sionismo. Viva la fraternità umana, la convivenza umana, perché noi prima di essere cristiani, musulmani, ebrei, siamo esseri umani. Questo è ciò che è nella coscienza di ogni palestinese e nella coscienza di ogni musulmano. Il tuo simile e il tuo fratello in questa creazione, in questa nostra umanità. Noi siamo qui in questa manifestazione per ribadire questi valori della giustizia, della pace, della dignità umana, che per difendere i più deboli, che in questo caso sono i palestinesi, sottoposti per l'ennesima volta da questi fanatici sionisti ebrei, perché ci sono ebrei che sono contro il sionismo e contro Israele. Io in maniera specifica dico questi fanatismi sionisti ebrei che vogliono cacciare via tutti i palestinesi dalla loro terra per impossessarsi della Palestina e crearsi lo Stato loro, il grande Israele. Non c'è un fanatismo maggiore di dire io voglio uno Stato solo per gli ebrei o solo per i cristiani o solo per i musulmani o solo per gli atei o solo per i comunisti. No, lo Stato deve avere la propria Costituzione, qualunque Stato, che rispetti il diritto di tutti, il diritto alla dignità, al lavoro, alla libertà, alla giustizia. Questo è ciò che noi vogliamo in Palestina. Rifiutiamo lo Stato di Israele proprio perché non ha Costituzione, proprio perché ha votato tempo fa che lo Stato di Israele è uno Stato ebraico. È assurdo tutto questo, cioè vogliono cacciare via i palestinesi, quello che hanno fatto ai razzi di Hamas contro Israele. Dove eravate quando questi fanatici sionisti ebrei, protetti dall'esercito, hanno dissacrato la moschea durante il mese del Ramadan, il mese sacro, contro i fedeli che erano in ritiro spirituale dentro la moschea? Ogni sera buttavano le bombe dentro la moschea e entravano con le scarpe dicendo morti agli arabi, morti agli arabi. Dove sono stati i politici americani, i politici europei? Il giorno della unità di Gerusalemme loro dicono 30.000 fanatici loro volevano invadere la moschea.
Allora i palestinesi a Gaza hanno detto: non lo fate, se entro la tale ora non vi allontanate dalla moschea che state per invadere, noi attaccheremo. E per la prima volta i palestinesi hanno attaccato con i missili, ma per fermare questa loro pazzia. È assurdo odiare il tuo prossimo, bisogna convivere con il tuo prossimo. E noi palestinesi e anche i popoli arabi e musulmani abbiamo convissuto sempre durante i secoli. Una testimonianza che ho vissuto di persona con mia famiglia, e siamo andati dall'Italia in Giordania perché mia moglie è di Gerusalemme proprio. Avevo un maschio e due figli. Ho accompagnato la moglie fino alla confine. E la confine giordana sono entrati tutti e quattro e poi hanno passato la confine alla confine israeliana, al controllo. Quando sono arrivati al controllo israeliano hanno detto: è permesso di far entrare la moglie perché è residente a Gerusalemme e solo i figli meno di 5 anni. E allora gli altri due figli li deve rimandare indietro. Meno male che stavo aspettando, ancora non sono andato via, ho visto che i figli stanno uscendo, due figli che avevano più di 5 anni, e sono andati la moglie e la figlia di meno di 5 anni. Io non immagino la situazione dei nonni, dei zii che stavano aspettando l'altra parte. Stavano aspettando quattro persone, hanno trovato la moglie di un'altra figlia. E volevano andare alla loro terra, e le nostre case ancora a Gerusalemme. Però purtroppo quando c'è ingiustizia è così. E purtroppo la gente dice: democratica, ma quale democrazia esiste per loro? Da palestinese nato in Italia non ho mai la possibilità di tornare al mio paese. Questo perché Israele non permette a noi palestinesi di entrare dentro i confini della Cisgiordania. Questo è dovuto al fatto che Israele controlla tutte le entrate e le uscite dentro lo Stato palestinese, i territori occupati. Io, se andassi a Tel Aviv, da musulmano palestinese nato in Italia, che quindi non ha una cittadinanza palestinese, non potrei entrare dentro la mia terra, che è Hebron, perché Israele non mi permetterebbe di entrare. Questo è una ingiustizia nei confronti di tutti i palestinesi che vogliono tornare alla propria terra, quei palestinesi che vivono anche nelle terre occupate, da Ramallah a Betlemme, tutte le terre che sono occupate dal territorio israeliano, che non possono uscire ad andare a Gerusalemme a pregare la loro moschea perché Israele non glielo permette, a causa dell'apartheid, dei checkpoint e dei muri di confinamento che ci sono in Palestina. Io penso che Israele sia la prima a non volere la soluzione dei due stati, sia la prima a non volere la pace tra i due popoli, e la dimostrazione di tutto questo la vediamo in questi giorni attuali, nei quali dopo la tregua che c'è stata, durante i festeggiamenti palestinesi, che per la prima volta si vedono contenti, festeggiano la pace che ci potrebbe essere tra i due popoli, Israele arriva e attacca di nuovo la moschea dell'Aqsa durante i festeggiamenti della preghiera del venerdì. E questa è la prova, secondo me, del fatto che sia Israele stessa a non volere la pace dei due popoli, ma voglia solamente occupare e sterminare il popolo palestinese.